quasi pronti con i nuovi uffici della BB Package. Oggi vi raccontiamo un po' del polietilene low density o bassa densità, tecnicamente detto PLD, materiale con cui si possono ottenere fogli, buste, sacchi e bobine. Il materiale può essere trasparente, colorato, azzurro, giallo, verde, di qualsiasi tipo di colore. Può essere con macroforo, con microforo e può avere tantissime caratteristiche particolari che vi andremo a spiegare. Oggi vi spieghiamo l'utilizzo di additivi. Questi particolari additivi vengono miscelati prima dell'estrusione, i quali andranno a modificare il polimero in funzione delle caratteristiche che dovrà avere il vostro prodotto in base all'applicazione dello stesso. Gli additivi in questione sono molteplici, coloranti, antistatici, permettono di abbassare la carica elettrostatica del polimero. Additivi anti-blocking per evitare l'attaccamento dei due lembi di una busta o di un sacchetto. Additivo anti-scivolo per facilitare la sovrapposizione di due sacchetti e per evitare che possano cadere uno sopra l'altro. E additivo anti-UV espresso in punti in percentuale, dove ogni punto rappresenta la possibilità ogni 6 mesi di esporre il prodotto ai raggi UV, in quanto viene garantita la possibilità di lasciare all'esterno il polietilene in questione. Il nostro consiglio è quello di affidarvi a un consulente esperto che vi possa saper consigliare il prodotto giusto per voi, per evitare che ci possa essere un problema in futuro o che non ci sia un problema dall'inizio. Questo è quello che facciamo con passione tutti i giorni, soluzioni nel mondo del pet. Rimanete in ballo con noi!